Sta caricando? Mi è mai comparso live on Facebook sopra. È Ok. ok. Aspetta che la facciamo partire. Sta caricando? Mi è mai comparso. Siamo in diretta. Buonasera a tutti, benvenuti, felici di incontrarvi. Sono Stefano Porta di Tecniche Nuove della redazione Libri, direttore editoriale. Questa sera abbiamo il piacere di fare quattro chiacchiere con Chiara Selenati, nostra autrice, che con noi ha pubblicato La mia pasticceria francese. Chiara è carnica, laureata in lingue, letterature estere, dell'80, se non sbaglio, anche se non si dovrebbe dire l'età. Si occupa di comunicazione, è amante di viaggi, di pasticceria e in particolare, non si direbbe, di quella francese. Esatto. Una passione che va avanti nel tempo e l'ha portata ad essere una food blogger. Adesso Chiara, come prima cosa, ci dirà come fa una laureata in lingue diventare una food blogger. E cos'è una food blogger? Chi è? Quali sono i tuoi... Qual è la tua mission? Vai Chiara. Allora. La food blogger è una persona appassionata di cucina e condivide la sua passione, i suoi esperimenti, le sue ricette su un blog. Il mio è il blog Pezzamore, che è nato nel lontano 2007, quando abitavo in Francia, e praticamente nasce come ricettario, sempre disponibile ovunque io sia. Ho accesso a tutte le ricette che ho pubblicato perché la mia memoria è molto corta e poi provo tantissime ricette e averle sul blog è un grande aiuto. E ho sempre avuto la passione per la pasticceria fin da piccola, quando guardavo mia mamma, l'aiutavo a preparare i dolci per i compleanni. Avrei voluto fare l'istituto alberghiero. Solo che nella mia zona non ce n'erano e quindi mi sono rivolta verso le lingue. Mio nonno aveva vissuto tanti anni in Francia e quindi anche il francese faceva già parte della mia vita. Così mi sono laureata. Durante gli anni dell'università ho avuto la possibilità di fare l'Erasmus in Francia, chiaramente no, dove ho conosciuto mio marito, Olivier. Così. Nato l'amore. È nato l'amore. Bene. Ma amante di pasticceria, vuol dire che sul tuo blog parli solo di pasticceria o anche di... Allora, c'è un po' di tutto. Diciamo che la pasticceria è la parte più grossa, più voluminosa, però mi piace anche fare ricette di aperitivi, finger food e ricette regionali della mia regione, quindi Venezia Giulia, perché mi piace mantenere la tradizione. Alcune ricette sono quelle proprie della tradizione, altre rivisitate magari in chiave moderna. Quindi mi piace mantenere il contatto con le mie radici. Chiara, questo si può vedere quindi anche nel libro di cui parleremo stasera, La mia pasticceria francese, giusto? Questo connubio tra la tradizione di un paese come la Francia e una regione che invece è la tua regione d'origine. Esatto, io ho cercato di mantenere nel libro alcune ricette proprio tradizionali della pasticceria francese, altre invece ho deciso di rispolverare, di dare una versione un po' più moderna rispetto a quella tradizionale e per realizzare le ricette ho usato dei prodotti della mia regione, anche per esempio il burro. Abbiamo assunto nel paese dove abito un caseificio che fa prodotti di alta qualità, quindi ho usato quel burro lì perché sono chilometro Per zero. valorizzare comunque i prodotti anche della zona, locali, Made in Italy e quant'altro. Esatto. Bene, il libro come lo hai strutturato? Si legge nel sottotitolo ricette semplici per tutti i giorni e ricercate. Più semplici o più ricercate? Allora, ci tenevo a questo sottotitolo perché è quello che avevo dato all'inizio al mio blog, quindi è un po' un richiamo.
Il libro si suddivide in quattro capitoli. Il primo è dedicato alle ricette semplici per tutti i giorni, per la merenda, per la colazione o per uno spuntino goloso. Per esempio, troviamo le crêpe, troviamo le madeleine, le meringhe, anche la mousse al cioccolato, che magari dopo cena si va sempre a cercare qualcosa di dolce. E poi ci sono le ricette base. Non tutte quelle della pasticceria, ma quelle poi usate nel capitolo successivo, che è dedicato ai dolci un po' più ricercati per le occasioni speciali, come possono essere la ciambella e lamponi, che è il dolce di copertina, oppure il croquembouche, che è un dolce molto elaborato, una piramide di bignè che si usa a consumare in Francia durante i matrimoni, i battesimi. Oppure ancora il pane d'Est, eccetera. E alla fine un'idea che è arrivata dalla redazione di Tecniche Nuove, che secondo me è geniale, un capitolo dedicato alle torte salate. Così chi non è amante solo dei dolci può trovare comunque anche delle ricette di torte salate che vanno dalla più famosa Quiche Lorraine alla Flammen Kuchen, per esempio, che è la pizza dell'Alsazia. Quindi un libro completo anche per chi appunto magari preferisce il salato e ama solo certi tipi di dolci, c'è cioè chi ama di più magari i dolci con le creme, chi invece predilige altre tipologie. Va bene per tutti. E, Ma scusa, scusa, vai, vai Stefano. giusto per fare la domanda dell'avvocato del diavolo, quanto si sposa la pasticceria con il sano modo di vivere, il benessere, la sana Allora, alimentazione, eccetera, eccetera? non bisogna mangiare dolci ogni giorno, ovviamente. Se uno vuole mangiare un dolce ogni tanto, secondo me non deve andare a cercare il dolce senza zucchero, senza burro. Deve essere un dolce. È un benessere psicologico in quel La caso. maiuscola, esatto. Non bisogna abbuffarsi di dolci, una volta ogni tanto ci sta. E quando si ha voglia di dolce, deve essere un vero dolce. Non Meglio un quelle dolce in meno, ma un dolce che dolce. sia un dolce. E Chiara, ci dicevi che tutto il libro è stato realizzato da te, quindi non solo il testo, come può essere per un qualsiasi volume, ma anche addirittura tutte le fotografie, tutti gli scatti. Quanto tempo ci è voluto più o meno per realizzare tutto questo lavoro? Allora, il libro contiene una cinquantina di ricette. Io ho iniziato a novembre del 2018 e ho concluso a metà marzo del 2019, l'anno scorso. Quindi io lavoro part-time da lunedì al mercoledì e da giovedì alla domenica cucinavo, fotografavo, assaggiavo, ho messo su 2 kg anche durante la stesura del libro. Però è stata una bellissima esperienza e quando ho finito il libro arrivavo giovedì e mi dicevo, boh, adesso cosa faccio? Si può sempre pensare al prossimo libro, non è che non. sì, va bene. certo. Dovessi spararti una ricetta alla quale sei più affezionata, che ti sta particolarmente a cuore, che ti evoca qualche ricordo, qualcosa di. O semplicemente perché molto complessa e quando sei riuscita a realizzarla ti ha dato maggiore soddisfazione. Non lo so. La ricetta del. Sicuramente il croquembouche, quello di cui parlavo prima, vediamo se ritrovo la foto per farvelo vedere. Come dicevo, una piramide di vignè. L'ho preparata per il cenone dell'ultimo dell'anno, eccola qua, ed è stato Bellissima. Perché un lavorone farlo, però mi ha dato tanta soddisfazione. E anche quando. Come? non ci hai invitato? Prossimo anno, dai. È stato un lavorone, però una grande soddisfazione quando l'ho portato in tavola. È un dolce molto scenografico che va appunto anche ai matrimoni, quindi sicuramente anche solo per l'aspetto vale la pena prepararlo. Poi sarà stato sicuramente anche buono, quindi.
Sì, è sparito in un attimo. Ma Chiara, a proposito di vignè, restando sul croquembouche, Sì. spesso viene chiesto, ad esempio, una domanda che ti farei io, una curiosità: come si fa quando si cucinano e si preparano i vignè in casa a non avere l'effetto vignè sgonfio durante la cottura? Qual è il segreto? Bisogna lasciarli in un forno chiuso senza aprire la porta fino alla fine della cottura. Quindi, se uno è tentato di aprire, meglio di no, Per perché controllare è meglio non fare questo errore. altrimenti. Esatto. Benissimo, ok. E il segreto per il macaron che mi dicono essere facile, facile, ma in realtà non lo è? No, Non lo la è, esatto. ricetta la più difficile perché dipende da diverse variabili. Anche se per esempio fuori piove ed è umido, è difficile che riescano. Io ho provato tante volte, ogni tanto riescono, ogni tanto no, quindi è una ricetta molto difficile, però insomma, bisogna provarci, mi hanno detto che Certo. magari al primo colpo, la fortuna del principiante. Quindi nemmeno a te che sei comunque food blogger Non mi esperta, riescono sempre. non ti escono, ma questo vale per tutte le ricette, cioè per tutte, per tante delle ricette che comunque magari si fanno. Allora, il macaron è una cosa a parte. Altre ricette, diciamo che ogni tanto anch'io, l'altro giorno ho bruciato i biscotti, per esempio. Vai. Però, quando decido di provare una nuova ricetta, la mia esperienza mi dice già più o meno come riuscirà, se è una buona ricetta. A volte magari dico, ok, la faccio e poi riesce una ciofeca, però nella maggior parte dei casi non riescono. Ma è vero che la pasticceria è come la chimica, assolutamente bisogna dosare tutto perfettamente perché sennò non Questo vaglia. sì, assolutamente. Ho visto, per esempio, c'è la torta che si fa col vasetto dello yogurt. Non so È la se famosa, sì. lì non è che esce sempre uguale, c'è cioè una volta magari ha una consistenza, l'altra meno perché si dà un po' a occhio, poi la misura col vasetto non è Esatto. E pura. oltre alle quantità e alle dosi, anche la temperatura degli ingredienti può influire sulla Esatto, riuscita. alcune ricette prevedono che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente, altri magari in frigo. E poi, per esempio, la stessa ricetta realizzata da persone diverse può essere completamente diversa. Diciamo, il Interessante risultato questo. finale può essere completamente diverso anche, soprattutto per la scelta degli ingredienti. Se uno usa, non lo so, il burro, la sottomarca del burro, della farina, l'uovo di batteria, rispetto a una persona che usa ingredienti di alta qualità, il risultato è completamente diverso. Certo, quindi sempre anche comunque tenere in considerazione la qualità della materia prima, come un po' vale per tutte le ricette, non solo i dolci, questo. Benissimo. Altre domande, Alessia? Vedi qualcosa dal. Allora, proviamo a vedere se dal pubblico ci fanno qualche domanda. Una persona molto carina commenta che il libro è magnifico sia per le ricette che per come è strutturato e ringrazia. Quindi, comunque, abbiamo visto anche noi nel corso di questi mesi, in cui appunto da quando è uscito il libro nelle librerie, che il libro sta piacendo molto proprio perché rende la pasticceria una materia che è sì difficile, ma forse fa meno paura se vista in questo modo, che sembra quasi alla portata di tutti. Questo mi fa molto piacere. Poi per le ricette magari un po' più tecniche come la pasta sfoglia, il croissant, nel libro ci sono le foto dei diversi passaggi e questo aiuta perché magari realizzare in casa la pasta sfoglia può spaventare, dire oddio, cosa difficile, invece vedendo i diversi passaggi uno si rende conto che alla fine non c'è niente di complicato, è solo una lavorazione molto lunga, ma il risultato alla fine è diverso dalla pasta sfoglia che si acquista in commercio, quindi è una grande soddisfazione. Qualche tempo fa ho realizzato su Instagram
i croissant con tutti i video passo passo e hanno riscosso molto successo. Tante persone che mi seguono li hanno rifatti e sono stati contentissimi. Hanno avuto buoni risultati. Ma il croissant deve essere croccante o deve essere morbido? Allora, deve essere, come dire, fragrante, bello dorato, che profuma di burro. Quindi assolutamente la versione con l'olio no. No, rigorosamente non farcito, perché in Francia non esistono i croissant con la marmellata di cocche o con il cioccolato. Interessante, perché invece nell'ultimo periodo, almeno in Italia, esistono ormai croissant farciti con ogni crema, ogni tipologia di... ogni tipo possibile. Prima hai parlato di pasta sfoglia. Sì. No, alcuni dolci in effetti possono essere fatti con la sfoglia, la brisée, piuttosto che non la frolla, mettiamola più o meno così. Perché io ho visto alcune varianti dello stesso dolce fatto con le tre paste. Il flan, per esempio, che è una crostata come all'interno, una crema tipo budino, più o meno come consistenza, una crema un po' rappresa, può essere fatto sia con la pasta brisè, con la pasta sfoglia, che con la pasta frolla. Poi è una questione di gusti, la pasta sfoglia ovviamente è più friabile, in bocca un sapore di... diciamo una consistenza diversa rispetto alla pasta frolla, alla pasta brisée. La brisée forse si sposa di più anche col salato, o no? Sì, secondo me è meglio, anche perché non contiene zucchero. Si può fare una variante con lo zucchero, però per le crostate, per esempio, è sicuramente meglio la pasta frolla o la pasta brisée. Ok. Chiara, ci chiedono se il tuo libro è disponibile solo in formato cartaceo o anche in formato digitale. È disponibile anche in formato digitale, sia in PDF che in ebook, non so come si chiama. Quindi sul sito di Tecniche Nuove si può scaricare e c'è anche, si può vedere un'anteprima. Esatto, è vero. Prime pagine del libro. Può essere un'idea in questo periodo comunque in cui magari non si riesce a recuperare il formato cartaceo, c'è sempre anche l'alternativa del digitale, che comunque è un'alternativa che è sempre valida e sta andando molto anche tra i lettori italiani, diciamo. Meringhe italiane o meringhe francesi? Qual è la differenza? Perché c'è una differenza, vero? Allora, la meringa francese è quella che si usa per preparare le meringhe, quelle che si trovano nelle pasticcerie in commercio, che sono belle croccanti. E mentre la meringa italiana si prepara, allora, quella francese, con albumi montati con lo zucchero semolato e poi, una volta montati, si incorpora lo zucchero a pelo, si preparano le meringhe e si cuociono nel forno. Mentre la meringa italiana si prepara con uno sciroppo, che si di acqua e zucchero bollente, che si versa sugli albumi, quindi si monta con gli albumi con questo sciroppo e si ottiene questa meringa che va usata così a freddo, diciamo, per decorare una crostata merendata al limone, per esempio, e poi si va a bruciare col cannello, e quell'effetto un po' fiamma, sì. Ecco, questa è la differenza. Poi la meringa italiana si può usare, si usa anche per preparare semi freddi. Ok, Alessia, hai altro? Sì, ci sarebbe un'altra domanda che molti fanno normalmente quando preparano dei dolci. Crema pasticcera. Come si fa la vera crema pasticcera e soprattutto come facciamo a non farla, non so se si può dire impazzire, però non farla uscire liquida e quindi non una crema ma un liquido giallo che poi non si può utilizzare di fatto? Allora, nel libro ci sono due versioni, una crema pasticcera solo con i tuorli, quindi tuorli latte, può essere aromatizza come si vuole, vaniglia, eccetera, e diciamo, un elemento che va a rispessirla, che può essere la farina, l'amido di mais o la pecora di patate. Per farla addensare bene,
lo si porta ad ebollizione, deve bollire almeno un paio di minuti mescolandola. Poi si trasferisce in una piroffila. Più la piroffila è grande, più lo strato della crema pasticcera è sottile, meno tempo impiegherà a raffreddare, quindi si evita la contaminazione microbica, e si copre con una pellicola a contatto, così non si forma quella pellicina. Ok. E basta, se poi diventa troppo liquida, tanto può capitare, si può aggiungere un foglio di gelatina. Per far addensare ulteriormente. Perfetto. Ci fanno un'altra domanda nel frattempo. Quali piattaforme social preferisci per rimanere in contatto con i tuoi follower? Ma diciamo che io uso principalmente Facebook e Instagram, e ultimamente più Instagram, perché riesco a fare, a pubblicare dei video sulle storie, quindi la gente interagisce di più. Quindi c'è maggiore interazione, si riesce a creare un contatto più diretto anche a distanza. Sì, sì. Perfetto, benissimo. Allora, è arrivata un'altra domanda. Come ti sei appassionata ai dolci francesi? Ne abbiamo già parlato, però forse qualcuno che è arrivato adesso a seguirla diretta che ci chiede appunto. Allora, io ho passato 9 mesi per l'Erasmus in Francia, poi sono tornata in Italia per laurearmi, poi ho vinto una borsa di studio per fare uno stage nella stessa città dove avevo vissuto per l'Erasmus, e da lì poi ho trovato un lavoro fisso e ci sono rimasta 7 anni. Ed è vivendo proprio in Francia che ho scoperto la pasticceria francese e mi sono innamorata, perché hanno intanto un modo di venderla diverso da noi. Ci sanno proprio vendersi bene, sia i pasticceri che quello che fanno. E poi mi è capitato di andare a Parigi, di assaggiare diversi, di provare diverse pasticcerie, e non so. Uno spettacolo confermo. Quando assaggiavo questi dolci, cioè, ti viene spontaneo dire: mamma mia, che buono, perché. Cioè, io non so come fanno l'abbinamento di sapori, di ingredienti, le consistenze, è completamente diverso. Poi a Parigi c'è una concentrazione di pasticceria di alto livello incredibile. Mm. E poi ci si sanno vendere molto bene. Quindi è parte della cultura, potremmo dire, della Francia, sì. Questo amore per i dolci e per la pasticceria. Sì. Poi loro là hanno anche il sistema di concorsi, il MOF, praticamente ogni anno ci sono questi concorsi per premiare l'eccellenza di ogni categoria, pasticceria, panetteria, cioccolateria, quindi ogni anno c'è una persona che viene premiata per il suo lavoro, per la qualità del suo lavoro, e questa cosa in Italia manca, sarebbe stato, perché è uno stimolo in più. E anche per sperimentare, forse per creare innovazione, che in un settore come quello della pasticceria penso sia sempre comunque apprezzato. Esatto. E invece, Chiara, un'altra domanda: il dolce più strano che hai mai assaggiato in Francia, in Italia o anche in altri paesi del mondo? Strano, più no. Particolare, più insolito? Insolito, la torta alle zucchine. Beh, una torta preparata con le zucchine grattugiate crude, ok, che ho anche sul blog la ricetta, e alla fine non si sente il sapore delle zucchine, però conferiscono al dolce la sofficità ed è molto buono e piace anche ai bambini, basta non dirgli cosa c'è dentro. Quello dici alla fine quando l'hanno già mangiata. Un dolce salva serata, mi vengono gli ospiti e non so cosa fare, qualcosa al volo che... Allora, una cosa al volo, una mousse, quindi una base di panna fresca da montare con crema spalmabile, le nocciole, il cioccolato, il pistacchio, il caffè, magari in ugual quantità. Si ottiene questa mousse veloce da servire o con dei biscotti sbriciolati, o con un po' di crumble che si può fare in anticipo e si può anche congelare. Una preparazione a base di zucchero, burro, farina,
si può mettere cacao per il mandorlo di nocciola, un po' passepartout. Andare bene in caso appunto di imprevisti e di situazioni. Benissimo. Le Madeleine, per far venire quella bella gobbettina che hanno, come si fa? Allora, quando si prepara il composto delle Madeleine bisogna lasciarlo in frigorifero una mezz'ora, un'oretta, e poi cuocerlo, e lo shock termico dal freddo del composto al caldo del forno permette di sviluppare la famosa gobbettina. Deve essere bello freddo. Vediamo se ci sono altre domande. Arrivano apprezzamenti anche per il tuo amore per la Francia, non solo quindi sul libro, ma anche per le emozioni che riesci a esprimere. Grazie, fa molto piacere questo, perché non sempre sento commenti gentili verso i nostri cugini francesi. No, invece stanno anche una persona che ci sta seguendo, e legge la sua pasticcera preferita. Ah, grazie. Quindi stanno arrivando molti complimenti. È arrivata anche un'altra domanda. Quando pensiamo alla pasticceria francese, pensiamo a dolci molto complicati. In effetti è vero spesso. Le tue ricette come sono? Quindi se sono solo ricette davvero molto complicate o se sono anche ricette alla portata di tutti? Un po'. Quindi nel libro si trovano entrambe. E diciamo che quello che spesso mi viene detto dalle persone che hanno acquistato il libro o che seguono, che rifanno le ricette che ho sul blog, è che spiego molto bene i passaggi, e questo mi fa molto piacere perché l'intento è quello di farvi provare a casa ricette dalle persone che mi seguono, quindi questo mi fa molto piacere. Io quando scrivo cerco di essere il più chiara possibile, in modo che uno poi, quando legge, non si spaventa e dica, ah, questa la provo. E possa ritrovarsi nei vari passaggi senza lasciarsi spaventare dal nome o da un'idea che una ricetta può portare con sé. Esatto. È una torta che tu ami particolarmente, ma che non sia una torta di origine francese, può essere italiana, anglosassone. Crostata alla frutta. La? Scusa? Crostata alla frutta. Ok. Un classico insuperabile, direi, comunque. Frutta estiva. Dei dolci anglosassoni? Cosa ne pensi? Allora. Non troppo bene. Sono stata a Londra, ho assaggiato dei caffè e sono un po' pesanti. Ho assaggiato dei caffè in Italia molto, molto meglio, perché fatti con ingredienti italiani, magari la crema non è la crema al burro molto pesante, però con panna, mascarpone, che viene un po' più leggeri. Io, la Gran Bretagna non è famosa per i suoi dolci. Però non molto, esatto. Vabbè, non ci aspettiamo un libro allora sui dolci inglesi. No. Vabbè, basta saperlo. Altro, Alessia? Vedi qualcosa? Allora, no, per ora aspetta, La tua espressione dice tutto sui dolci inglesi. Vabbè, la mia era una domanda provocatoria e vabbè, insomma. Sei riuscito a provocare. Ma assaggiate solo i cupcake, poi magari adesso, no, certo. Quest'estate, se Dio vuole... Quale? Andrò in Scozia perché ho già l'aereo prenotato, quindi potrò assaggiare qualcos'altro e farmi un'idea più ampia. Va bene, aspettiamo i tuoi commenti al rientro. Esatto. Quindi al rientro faremo una nuova diretta dove ci parlerai delle tue impressioni dei dolci scozzesi o inglesi in generale. Esatto. Altre domande che vi possono venire in mente? Allora, vediamo qui se arrivano ancora qualche domanda. Per ora non ci state scrivendo. Sì, c'è un commento della nostra collega che ha lavorato con Chiara alla realizzazione del libro e che appunto dice che è stato un piacere lavorare alla realizzazione di questo libro, perché sicuramente comunque
È un libro che anche dal punto di vista di un lavoro come il nostro in una redazione fa piacere lavorare anche su testi di questo tipo. Ogni volta speravamo che ci arrivasse un pacco con i tuoi dolci da assaggiare e da provare. E questo ti serva da monito per il prossimo libro. Va bene, me lo segno e ringrazio Silvia perché è stata mi ha supportata e sopportata durante tutta la stesura del libro e l'abbraccio forte. Siete stati bravissimi tutti. Grazie. Credo che si possa chiudere. No, è arrivata un'altra domanda, scusami. Bene, bene, bene. No. Sono solo felice, che non. Vai. Chiara, quanto tempo dedichi alle fotografie dei tuoi piatti? Questo è interessante. Abbastanza perché bisogna preparare il set, quindi scegliere che fondo usare, che stile di foto già si vuole fare, se una foto chiara, una foto scura, in base al tipo di piatto, se faccio un piatto tradizionale tipico della mia regione, uso piuttosto uno sfoglio, un asse di legno. Un piatto un po' vintage, insomma, cerco di dare un po' di coerenza a tutta l'immagine. Poi c'è la scelta delle tovagliette, mi piace mettere dei fiori o comunque degli elementi aggiuntivi, non so, qualche ingrediente che si ritrova poi nella ricetta. E poi fare foto sotto diverse angolazioni, ci vuole un po' di tempo. E magari uno non se ne rende conto quando legge un Hai fatto anche un libro. corso di fotografia? Ho fatto un corso l'anno scorso a Primavera e mi ha aiutato tanto perché mi ha fatto capire alcune cose. Prima, cioè, ero autodidatta, un po' a caso, però il corso mi ha aiutato tanto. Faccio ancora qualche errore, ma insomma, sono abbastanza soddisfatta. Bene. Beh, credo che i risultati poi stiano a certificare che il corso è stato sfruttato alla grande, insomma, mi sembra che siano foto effettivamente molto belle. Noi realizzando il libro non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema nello scegliere o nell'utilizzare le tue foto, così sono arrivate e c'era solo l'imbarazzo della scelta su una o sull'altra, quindi devo dire che è andata molto bene anche da quel punto di vista. Complimenti. Grazie. Stanno ancora arrivando molti complimenti, non solo per il libro, ma anche per come sei sempre disponibile verso i tuoi follower, quindi probabilmente anche su Instagram, Facebook e il tuo blog. Piace molto il modo appunto che hai di esprimerti e di coinvolgere anche i tuoi follower durante le varie occasioni. È Grazie mille. arrivata un'altra. No, un commento ottima la, non so se so leggerlo, pistaladier, Sì. ok, che è una torta salata, no? Esatto, tipica del sud della Francia, a base di cipolle e leggera. Sì, è giusto quasi, è un po' presto per la cena, però stasera se non sapete cosa cucinare, potrebbe essere una buona idea. Ok, benissimo. E non so, Stefano, se hai altre domande da fare a Chiara? Io avevo la mia che vi avevo anticipato, che però è sulla gestione della pasta sfoglia nel forno. Allora, io premetto, cucino, ho fatto un corso, ma non di pasticceria, di cucina, mi piace, quindi la pasticceria. Ogni tanto litigo con la pasta sfoglia, perché quando vado a realizzare delle torte, il fondo della sfoglia non sempre mi risulta croccante. Faccio fatica a rendere croccante il fondo della sfoglia. Un po' di lavoro, le cose sono migliorate, però forse se chiamavo prima Chiara risolvevo con il mio problema. Chiara? Come ti dicevo ieri, l'ideale sarebbe di cuocere la forno ventilato nella parte bassa del forno, così mettere la torta a contatto, lo stampo sulla griglia, senza togliendo tutte le calde, placche in più che non servono,
E così la parte sotto si cuoce meglio, la parte sopra non si brucia, e magari poi si può coprire la parte sopra con un foglio di alluminio e così continuare la cottura in modo da avere un guscio un po' più croccante. Quindi togliere anche la carta forno. Sì, quella che c'è tra la pasta sfoglia e lo spango. Questo non lo faccio io, ad esempio, proverò. Ecco. Poi la pasta sfoglia contiene burro, quindi in teoria non si attacca allo stampo. Perché Rilascio. naturalmente, appunto, contenendo burro non dovrebbe attaccare. No. Benissimo. Ok. Bene. Alessia, vedi altro? No. No, non vedo altre domande. Abbiamo già parlato delle varie domande che ci stanno facendo, sono cose anche di cui abbiamo parlato prima, di nuovo appunto anche che importanza hanno i social, direi per una food blogger sono fondamentali, giusto? Cercare di pubblicare spesso, Ma ad fare. esempio, una domanda che ti faccio io, sempre sui social, tu pubblichi, hai una sorta di tuo piano che segui, ma pubblichi ogni giorno, pubblichi a frequenza molto fissa, hai degli orari addirittura che segui tutti i giorni? Cerco di, adesso che sono a casa, ho più tempo libero, quindi sforno ricette in continuazione e ho più tempo per scrivere, per sistemare le foto, quindi pubblico abbastanza spesso e i risultati sui social si vedono, perché pubblicando più spesso la gente arriva più gente sui tuoi canali e aumentano anche i follower. E poi cerco di fare anche preparare delle ricette mettendo tutto passo passo sulle storie di Instagram e questo aiuta molto. E altrimenti in tempi normali, diciamo, pubblico 2 o 3 ricette a settimana. Su Instagram vengono pubblicate o al mattino o al pomeriggio e su Facebook principalmente al pomeriggio verso le 17:30-18. Adesso a cosa ti stai dedicando? Ho fatto tante prove di pane, pizza, focacce, perché ho più tempo e ho provato un pane senza impasto, cotto nella pentola di Lilla, che mi ha dato tanta soddisfazione, perché è molto, oltre che bellissimo, mi veniva quasi voglia di piangere quando l'ho visto. È molto buono e poi facile da fare. Bene, verremo a vedere la ricetta. Va bene. Poi adesso sto facendo delle prove per la torta della festa della mamma. Ah, bene. E di Benissimo. là, eh? O non si può dire? Com'è? Cosa ti stai orientando? Con le fragole sicuramente. Torta a base di fragole. La stagione è quella giusta, quindi Esatto. sicuramente la vedremo, invidieremo e sarà buonissima. Un'idea per il prossimo libro, così giusto per non dirlo a nessuno? Si può dire? Provaci, poi sentiamo anche i commenti, magari, no? Perché no? Allora, l'idea che era nata era quella del menù per due, quindi ricette sia dolci che salate, per chi abita in coppia, vive in coppia, che non solo marito e moglie, ma anche due studenti, la sorella. Vabbè, vediamo se va in porto. Dai, brava. Vediamo. Bene. Le idee non ti mancano. No. Poi tempo ce n'è adesso, quindi. Vai, dai, speriamo Siamo che sia breve. al meglio. Va Allora, bene. con le domande direi che mi sembra che abbiamo esaurito, abbiamo risposto a tutto. Poi, se ci saranno altre domande, potete comunque sempre contattare Chiara sui suoi canali social oppure commentare anche la diretta perché il video resterà comunque sulla pagina di Tecniche Nuove Libri su Facebook e poi verrà messo anche sul canale YouTube di Tecniche Nuove, quindi lo troverete comunque. Perfetto, dai. Grazie. Ringraziamo prima di tutto Chiara. Grazie a voi per la Grazie condivisione. per essere stata con noi e così disponibile.
tutti... rispondere a tutte le curiosità e tutte le mille domande che ti abbiamo fatto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, ovviamente. È stato un piacere. Speriamo di fare magari a breve un nuovo incontro o magari con qualche bella novità. Grazie ad Alessia che ci ha supportato, è stata anche alla regia. E niente, dai, è stato un piacere, è stato veramente un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, sì. Ciao. Buona serata a tutti, ciao.